Bene ragazzi, ben ritrovati a tutti. Andiamo a fare il secondo episodio dell'SR. Precedentemente abbiamo montato il blocco motore Bighevo 94, assemblato, preparato insieme. Vi lascio appunto magari nella I in alto a destra se mi ricordo il video, in modo che potete andare a vederlo e comunque per chi se lo fosse perso può seguire la miniserie dall'inizio. L'unica modifica che è stata fatta rispetto a quel video è montare una Team 2 come accensione perché personalmente è molto più pratica e molto più veloce nelle regolazioni, si può fare una roba veramente di fino, cosa che con la PVL Stage 6 non puoi fare perché tutte le volte devi muovere lo statore, il comparatore, insomma è un po' laboriosa. Vi faccio vedere ragazzi il telaio SR di Michele con tutti i vari freni, radiatori che ha messo perché ha fatto veramente un bel lavoro, un attimo da mettere in ordine, ma adesso una volta montato il motore poi è messo in moto andrò ad ordinare magari tutti i vari cavettini eccetera off camera. Sicuramente ci sarà un altro video su tarature e carburazione perché ho piacere di differenziare le varie cose in più episodi, anche perché così avete un video in più e riusciamo a concentrarci maggiormente all'interno del video su un argomento preciso senza fare troppa confusione. Allora, gente, questo è lo scooter di Michele. Come sempre, perdonate il casino, ma sono veramente impiccatissimo. Impianto freno completo davanti e dietro, radiatori sulla pedana. Qui vedete un po' la confusione. Centralina e bobina PVL che adesso verranno rimosse e sostituite, pompa elettrica, insomma, il buon Michele si è dato un bel po' da fare. Abbiamo anche il termometrino, poi queste cose qui le andiamo tutte a sistemare una volta montato e acceso, telaietto per montare il carburatore sulla ruota posteriore, ammortizzatore YSS, impianto freno completo, insomma, il buon vecchio Michele si è dato un bel po' da fare. Quindi quello che noi possiamo fare per contribuire è andare a prendere il nostro motorello e metterlo al suo posto. Come potete vedere, abbiamo la Team 2 montata lato accensione e di conseguenza siamo pronti al montaggio. Quindi ragazzi, io direi che non ci rimane altro che andare ad alloggiare il bambino sotto al telaio e poi ci prepariamo per la prima accensione. Molto bene ragazzi, allora il motore è rimontato, eccolo qua, abbiamo montato tutto, ho appena fatto lo spurgo dell'acqua, quindi direi che possiamo provare la prima accensione. Attualmente ho messo dell'acqua distillata perché se dovessimo smontare la termica o comunque togliere l'acqua non andiamo a sprecare del liquido, ma della semplicissima acqua distillata. Distillata per non andare a creare del calcare, nonostante le temperature qui siano molto basse, ma per non andare a, diciamo così, intaccare di calcare tutto quanto. Vi faccio vedere come è stato montata la centralina e la bobina. Abbiamo montato tutto qui in modo provvisorio perché poi con il montaggio carene e precedentemente al setup dello scooter parlerò con Michele per andare a posizionare correttamente in modo che non diano fastidio batteria, centralina e bobina senza problemi. Anche tutti questi cavi qua poi devono essere infascettati e bloccati perfettamente al telaio. Ragazzi, io direi che lo scooter è finito, possiamo provare finalmente la prima accensione.
Ai 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 ragazzi, avete sentito che il motore rimaneva accelerato? Allora, dopo un'ora di lavoro e di controlli, piano cilindro a posto, pacco lamellare più collettore a posto, fry carter siamo a posto, paraolio lato volano poco e niente, quindi ho rattoppato e ora vi spiego come. Paraolio lato trasmissione, non so se lo vedrete contro luce, vediamo. Sì, totalmente bagnato fino alla fine. Ciò vuol dire che aspirava aria da qua. Il problema non era del come era stato montato il paraolio, perché chiaramente io ho delle spine per montare il paraolio, ma il problema è la sede del carter, che sicuramente è stata rovinata precedentemente. Come risolvere questo problema? È molto semplice. Diciamo che il rimedio è un po' spartano, però funziona veramente bene. Sgrassare bene la sede, paraolio nuovo, adesso questo qui l'ho tolto. Ah, quando dovete togliere i paraoli col motore chiuso, mi raccomando, fate sempre leva fra albero e paraolio e non fuori, perché sennò l'alluminio lo dilaniate, quindi chiaramente piano piano senza rovinare. Pasta sigillante, sgrassate con dell'alcol fuori il paraolio, riempite di pasta e qui potete abbondare tutta la parte esterna del paraolio e lo mandate dentro. Quando lo mandate dentro, la pasta in eccesso sborda fuori, che poi la potete eventualmente anche pulire, quello si può buttare, e risolverete al 100% il problema. Questo chiaramente è una soluzione un po' borderline, ma ovviamente funziona alla grande e soprattutto non dovete buttare i vostri carter se, come in questo caso, sono già stati lavorati. Quindi cambio il paraolio, ragazzi, lo metto nuovo, aspetto l'asciugatura della pasta e poi proviamo a rimettere in moto per vedere se è tutto ok. Bene ragazzi, allora montato il paraolio nuovo, sostituito e messo la pasta come detto precedentemente, sono andato anche a cambiare le guarnizioni del carburatore del VHST, perché mi sono accorto che dalla vaschetta intanto trasudava un po' di benzina, ma soprattutto mi è venuto il dubbio della guarnizione della testina, che anch'essa era molto molto secca. Ho deciso di sostituirla perché ho detto non vorrei mai che tirasse aria anche dalla testa del carburatore, siccome la guarnizione era talmente schiacciata che per me anche lì non faceva perfettamente tenuta. Quindi abbiamo revisionato completamente anche il carburatore. Quindi io direi di fare una prova, accendiamo la pompa, tiriamo l'aria, togliamo l'aria e vediamo se fa lo stesso scherzetto di prima, ovvero che con il minimo totalmente svitato lui tendeva a rimanere accelerato. Sembra che funziona, ovviamente ero senza aria, quindi ora ci siamo. Prendo un cacciavite per avvitare il minimo. Ok ragazzi, bene ragazzi, direi problema risolto. Sicuramente il paraolio non ha aiutato, ma ha aiutato il fatto della revisione del carburatore. Ovviamente dal paraolio era palese che tirasse aria, ecco. Comunque sembra essere a posto. Bene ragazzi, allora io direi che l'abbiamo acceso, il problema è risolto, era sicuramente il paraolio al 95% e anche il carburatore sicuramente avrà aiutato a evitare tiraggi d'aria, quindi il kit era più che fra virgolette obbligatorio, in quanto le guarnizioni erano veramente veramente secche. Ragazzi, nel prossimo episodio andremo a carburare, tarare e settare l'accensione con varie prove on board, quindi mi raccomando non perdetevi il prossimo episodio sull'SR. Come sempre ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like, un commento, fatemi sapere appunto cosa ne pensate in merito a questo scooter, a questa serie, vediamo un po' nel prossimo episodio come si comporterà. Iscrivetevi al canale spuntando la campanella degli avvisi per tutte le notifiche sui nuovi video. Io ragazzi vi saluto e ci vediamo alla prossima.